chiamo Antonia Caola e mi occupo di comunicazione della cultura. La pandemia per me ha comportato un colpo di accelerazione in senso digitale, inaspettato. Assieme ai miei colleghi abbiamo infatti dovuto iniziare ad utilizzare molti diversi strumenti online rispetto a quelli noti fino allora, non solo per comunicare con il pubblico, ma anche per comunicare tra di noi, per lavorare in gruppo. Sì, mi sono mancati molto, devo ammetterlo, i momenti di contatto e la presenza dal vivo dei miei colleghi, ma qui la tecnologia è venuta in soccorso e ha permesso, almeno parzialmente, di sopperire a questa rinuncia. E poi ammetto, è stato anche molto divertente scoprire l'aspetto privato dei miei colleghi, entrare con le videocamere nelle loro case è stata a volte una sorpresa, altre volte una conferma di come mi ero immaginata il loro modo di organizzare lo spazio, il loro senso estetico. Alla fine dei conti, quindi, posso dire che è stata proprio una bella conquista aver imparato ad orientarci nel mare delle proposte culturali e ora saper scegliere e poter partecipare senza vincoli di distanza, di orari, di costi. È proprio una gran cosa, una possibilità che amplia la nostra libertà di scegliere lo stile di vita che più ci aggrada.